Buongiorno, sono Fabio Sorabella, CEO per Music and Lights. Siamo qui all'ISE 2015 ad Amsterdam, nella Hall 7 S215, e quest'anno siamo qui appunto per presentare delle novità importanti per quanto riguarda la gamma prodotti ed inoltre celebriamo i nostri 25 anni di attività appunto nel 2015. L'azienda è iniziata 20 anni fa tramite l'iniziativa di mio padre. In realtà per i primi 10 anni Music & Lights ha operato nel settore come una rental company e come un system integrator. Questo ci ha dato un grande stimolo, una grande forza nel tempo perché ci ha permesso di comprendere i bisogni, le necessità dei clienti. È iniziato quasi per gioco. Negli anni 2000 abbiamo iniziato ad autocostruirci i primi prodotti secondo le nostre necessità e nel tempo è stato un processo di industrializzazione, di crescita del prodotto. Quest'ISE 2015 è un evento importante per noi perché celebriamo i nostri 25 anni, oltre a lanciare diversi nuovi prodotti. È un evento importante per incontrare i partner internazionali che abbiamo in tutto il mondo, tutti i nostri distributori, conoscere, aprire nuove partnership con nuovi clienti, nuovi referenti. Ed inoltre, anche se non rappresenta il nostro core business, perché il nostro core business appunto è il mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, dei concerti, dei teatri, del broadcast, negli ultimi anni abbiamo vissuto un'evoluzione che sta sempre di più accostando il mondo della system integration, dell'IT, con il mondo dello spettacolo. Questo è il terzo anno che partecipiamo e il nostro stand man mano nelle varie edizioni si sta sempre di più allargando perché diventa sempre più un evento molto interessante e sempre più internazionale. E nonostante tutto, devo ammettere che anche la partecipazione per quanto riguarda dei clienti italiani che vengono qui ad Amsterdam è in forte crescita. L'evoluzione dell'IT ha permesso un'evoluzione tecnologica molto veloce dei prodotti. Il ricambio generazionale sta avanzando velocemente, la tecnologia diventa alla portata di tutti. Abbiamo assistito a un'evoluzione davvero sconvolgente per quanto riguarda l'audio, per quanto riguarda il lighting, sempre di più i sistemi di controllo, sempre di più i software interni, firmware, macchine sono strettamente collegate all'IT ed è importante oggigiorno, anche grazie alla comunicazione, essere veloci, veloci nel prodotto, essere sempre un passo avanti agli altri, essere davvero impeccabili, anche perché la comunicazione è talmente veloce e il mercato cambia così velocemente. Il nostro headquarter si trova in Nitri, in provincia di Latina, nel Lazio. Abbiamo un sito produttivo per quanto riguarda il nostro brand audio, D&D, per la parte professionale. Dopodiché abbiamo anche una parte di outsourcing per quanto riguarda altri tipi di prodotti, quindi abbiamo altri siti produttivi in Italia, in Europa, in Asia, cerchiamo di cogliere il meglio dove possiamo. Per quanto riguarda l'R&D è composto in Italia da nostro personale e poi dopodiché parte dell'assemblaggio per alcuni prodotti viene esternalizzato appunto in diversi siti, in diversi paesi. E abbiamo delle persone che fanno sempre parte dell'R&D, che viaggiano, visitano i siti produttivi, danno indicazioni circa i processi, seguono il controllo di qualità. Questo è importante appunto per avere un controllo al 100% della catena produttiva e riuscire a garantire sempre un certo standard di qualità che è la nostra particolare premura. Come abbiamo detto, siamo nati come utilizzatori 25 anni fa e quindi vogliamo che il nostro prodotto rispecchia le esigenze, le aspettative di quelli che sono i nostri clienti. Uno dei prodotti più importanti che presentiamo in questa edizione è lo StudioCob. È un prodotto appunto nato per il settore broadcasting, teatrale e corporate, unico dal punto di vista del suo concept e ad alte performance. Siamo davvero molto soddisfatti perché sin dalla presentazione in anteprima a Londra presso il Plaza ha avuto una grandissima attenzione sul mercato ed il feedback è stato importantissimo. Abbiamo introdotto delle innovazioni sulla gestione della tecnologia LED per quanto riguarda il dimming, per quanto riguarda il color rendering ed è stato davvero apprezzatissimo dal mercato. È un po' il prodotto di punta, il prodotto più caldo che sta vivendo l'azienda negli ultimi mesi.